Ciao a tutti ragazzi, rieccoci, siamo tornati con un nuovo video e quest'oggi andiamo a valutare quello che è il set in virtual player di un difensore, ma quello laterale, livello 0, quindi siamo a livello iniziale, ma poi ci saranno ovviamente tutti gli altri livelli, 25, 50, 75 e 100, quindi ci sarà questa crescita esponenziale di ogni ruolo, anche ovviamente del terzino. Terzino destro e ricordiamo anche terzino sinistro, perché in base ovviamente alla fascia cambia veramente poco. E partiamo, andiamo a vai il mio pro e le stats sono molto interessanti, mi sembrano quelle di FIFA 19, cioè veramente interessanti, soprattutto la velocità 82 per ovviamente quella che è la stazza in questo caso, tiro 68 va bene e sicuramente difesa 80 è molto interessante, fin dall'inizio per un terzino è ottimo. Vai a profili, allora vediamo subito il profilo terzino, ecco, terzino destro, che ovviamente poi è uguale al terzino sinistro, cambia solo ovviamente il piede, no? Destro-sinistro, se siamo a destra, destro, se siamo a sinistra, sinistro. Se siamo a destra mettiamo quindi il medesimo e ovviamente nome profilo come volete, come preferite, e l'altezza e peso, che è poi quello che ci interessa di più in questa sezione, altezza 1,79 per un peso di 65 kg. Ora andiamo a vedere quello che succede con gli attributi del terzino, eccoli qua, e li apriamo e vediamo subito dove abbiamo speso le carte disponibili, quindi i punti disponibili, tutto su velocità, abbiamo accelerazione 82 e velocità scatto 82. Perché l'abbiamo messo su accelerazione? Perché velocità scatto 82 va bene, un valore che comunque di partenza vuol dire, significa recuperare l'attaccante avversario laterale con maestria e con ovviamente rapidità. Avere poi effettivamente invece accelerazione poco determina un fatto di poca inadempienza, no? Nel poter comunque intercettare o comunque affrontare l'attaccante veloce. Quindi tutto su accelerazione, così abbiamo 82-82 e non lo supero in velocità all'inizio, terzino, tanta roba. Tiri abbiamo tutto spento, abbiamo valori bassi, intorno al 70, ma ce lo aspettiamo. Precisione destra 75, secondo me non è male come valore. E andiamo a vedere invece sezione passaggi, abbiamo tutto tra 70-80, cross 81 molto molto bene, passaggio corto 79 molto molto bene. Mi aspettavo anche un valore un po' più basso per il passaggio corto, meno male che insomma qua abbiano un minimo calibrato. Dribbling valori decenti, molto bene, mi aspettavo questi valori, forse qualcosa in più in controllo palla, anche se comunque 74 è soddisfacente. Agilità 72 ci può stare. Difesa tutto spento, ma proprio perché abbiamo valori come abbiamo visto di media 80, ma poi più nello specifico abbiamo comunque 82, 80, 83, 78 valori che comunque vanno benissimo per l'inizio del gioco. Fisico abbiamo tutto spento, ma anche qui valori molto alti, soprattutto resistenza 85 fin dall'inizio, tanta roba, possiamo andare a crossare, possiamo andare a sovrapporci senza aver paura, timore di perdere tanta tanta resistenza. Reattività 85 benissimo. E portiere tutto spento, valore 10 come tutti i ruoli. Adesso velocemente andiamo a vedere i playstyle, che poi effettivamente è la zona più che vi interessa, l'unico che possiamo accendere è blocco. Blocco perché si lavora sempre sulle intercettazioni, ma anche come intercettarle, quindi far ripartire l'azione da un intercetto del terzino secondo me fin dall'inizio può essere determinante. E in più aumenta quindi per stats, mettiamole così, intercettazione, lettura difensiva e contrasto in piedi. E andiamo a vedere adesso l'ultima parte, che è il riepilogo, e abbiamo overall 80, ma brutto, veramente brutto overall 80, sembra quello proprio di partenza senza mettere card. Difesa 80, tanta roba, dribbling 72, buono, passaggio 77 in linea con quello che avevo in mente, tiri 68 un po' basso ma è giusto, velocità 82, fisico 78, quindi comunque nelle sezioni molto bene, overall 80 è inspiegabile. E va bene, comunque spero che siate d'accordo, ma comunque commentate qua sotto, cioè se avete qualche curiosità oppure qualche dubbio fatelo, noi siamo pronti per rispondervi. E niente, mi raccomando, condividetelo e avvisate anche i vostri compagni di squadra, che usciremo ovviamente con questi tipi di video, ma anche molti molti altri. E un abbraccio, un saluto, ciao.